non è una vacanza pastorale, ma è un assegnare il compito per l'estate sulla Misericordiae Vultus. Il nostro piano pastorale sarà appunto basato su questa bolla pontificia. I vari gruppi hanno ricevuto la bolla e si riferiranno anche all'Evangelii Gaudium per fare la programmazione prima di settembre, in modo che poi mettiamo assieme le linee pastorali per lavorare assieme. Certamente anche nel campo della grazia, nel campo della pastorale, bisogna prolungare. Io devo ringraziare il Signore per tutta questa gente, cioè questa doveva essere una riunione di pochi e responsabili, invece c'è tanta gente, giovani, ragazzi, adulti, tutti i rappresentanti dei tantissimi gruppi pastorali. Bellissimo l'accenno che ha fatto Don Antonio Ortoleva all'impegno parrocchiale nel sociale, cioè la parrocchia già sperimenta tutto questo. D'altra parte il Papa nel documento parla di opere di misericordia corporali e spirituali. Dicevo, opere di misericordia, dar da mangiare agli affamati, qualitativamente siamo cresciuti, visitare i carcerati, che cosa possiamo fare? Mandare a coloro che hanno gli arresti domiciliari e hanno bisogno la pasta dalla mensa ogni sera, e c'è qualcuno che è incaricato di portare appunto questa pasta a queste persone che la chiedono. Poi la consolazione degli ammalati, e dare un po' di aiuto a coloro che deve essere consigliato, ai dubbiosi, anche agli ignoranti, istruire gli ignoranti è un'opera di misericordia spirituale. Questa è la comunità, è una comunità non autoreferenziale, ma che si apre ai ghetti esistente nella parrocchia, e nei ghetti ci sono coloro che non vogliono uscire perché hanno bisogno della spalla sulla quale poggiarsi, hanno bisogno che noi dal centro andiamo nelle periferie, cioè dove vive la gente che si isola perché ha bisogno di consolazione.